Bentrovati, Davide il Critico. Oggi cambio di location, una cosa che io non sopporto, una cosa che io odio, perché se io guardo qualcuno, voglio che sia sempre lì. Io non lo sopporto il cambio di location, ok? Non lo sopporto. Però oggi è necessario, perché sta scoppiando il finimondo, è necessario. Io voglio ripercorrere con voi tutto quello che è successo dall'inizio alla fine. Prima ti ricordo di iscriverti al canale, di mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Partiamo proprio dalle basi, partiamo dal pre-partita di una partita insignificante, ok? Una partita insignificante. Persone che hanno messo cuore, passione, impegno, ok? Impegno, tanto impegno, perché creare una situazione come quella pre-Bologna-Benevento in questo periodo non è facile assolutamente. E io vi assicuro che tutti i presenti o tutte le persone, il 99% delle persone che c'erano, aveva la mascherina. Poi è vero, ci sono stati quei 2-3 minuti del video molto pericolosi, perché c'è stato un imbuto che ha visto praticamente la concentrazione di buona parte delle persone lì, ma non tutte, buona parte delle persone presenti, andare verso il pullman e quindi creare un assembramento. Come ho già detto nell'altro video, spero che questa situazione non abbia creato problemi a nessuno, perché il Covid va rispettato, è una malattia seria e dobbiamo assolutamente sconfiggerla, e per sconfiggerla sappiamo benissimo quali sono le armi: distanziamento sociale e mascherina. Ma devo dire che anche in una manifestazione di questa portata i presenti si sono comportati in modo esemplare. Non tutti, è vero, perché il video lo testimonia il fatto che ci fosse stato un assembramento per quei 2-3 minuti, ma lì c'è gente che è stata lì per un'ora e per un'ora ha mantenuto il distanziamento e la mascherina. Quindi non bisogna fare tutto il bel fascio. Devo ammettere che tutti avevano la mascherina e sì, l'errore è stato quei 2-3 minuti, non lo giustifico, l'errore c'è stato, quei 2-3 minuti in cui c'è stato un assembramento. Questo è una premessa obbligatoria. Arriva il pullman allo stadio, tutti festanti, tutti felici, tutti emozionati di ritrovarci tra di noi finalmente, di ritrovarci con la squadra, di ritrovarci con la nostra passione. Cantiamo, saltiamo, come dire, siamo felici finalmente, siamo felici di farci sentire, di dimostrare anche noi che ci siamo. Perché per i tifosi è difficile far capire che siamo presenti. I social network non sono la stessa cosa, dai, lo sappiamo che non è la sta roba, dai, non ha pari. E già una volta entrati, a me una cosa ci ho fatto caso. Non ce n'è uno che una volta entrato quel pullman allo stadio non si sia girato a fare così con la manina. Io non mi aspetto un bagno di folla, ok, con la pandemia, non me l'aspetto, però che fai 10 metri e vieni di là dal cancello, c'è un cancello tra me e te, chi viene di là da un cancello e mi fai grandi ragazzi, non ti ho chiesto di mondi, cioè adesso di fare 10 metri e venire a salutare dal cancello, è così difficile? Cioè io l'avrei fatto, ma non perché tifo Bologna, Se io fossi stato un professionista e fossi stato anche in una squadra di serie C, a vedere un'accoglienza del genere, proporzionata anche, io sarei andato a salutarli con la mascherina, con le protezioni, anche a dire ragazzi state attenti, comunque non assembratevi, di quello che ti pare. Ma tu vieni lì, capitano, allenatore o chiunque. E io già a questo ci avevo fatto caso. Facciamo una prestazione in campo, perché poi parla anche il campo, e il campo ha detto che non c'erano gli attributi, perché il Benevento ha meritato quel dannatissimo punto, mentre noi dovevamo farne tre, perché comunque dopo un'accoglienza del genere ci si aspetta che i giocatori mangino l'erba, e invece molli, mosci. Anzi, scusate, prendo le parole del mister, del condottiero, siamo stati sfortunati perché siamo andati in vantaggio troppo presto. Sicuramente una sfortuna. È una sfortuna molto grande, invece ci è andata molto meglio. Ci è andata di culo quando ne abbiamo presi 5 in un tempo. Lì ci è andata molto meglio. Ci è andata molto, molto meglio. Entrate con quella testa lì, che poi è la testa che avete dimostrato nel video. È andata bene che è entrata la palla subito, perché se no, non so se vinciasse, la portiamo a casa almeno punto.
Comunque inizia la partita, Bologna opaco, poco e niente, veramente poco e niente. Finisce la partita, Sinisa va in conferenza stampa, ci racconta, parla come sempre, no? Come se lui non fosse parte della problematica. Oh, i ragazzi potevano fare meglio, i ragazzi potevano fare peggio, loro qui, loro là. Lui è esterno, lui non è partecipe di quello che è successo, lui non è attore presente in tutto quello che è successo. No, lui è un passo indietro, no? E guarda dall'alto di non so cosa, perché non ha vinto da allenatore nulla, nulla, nulla. Cioè, non è che dici Mourinho, ho vinto tutto, Guardiola ha vinto tutto, e comunque non lo fanno. Guardo dall'alto e giudico l'universo. Stai allenando il Bologna, eh? Ho capito che per te, tra l'altro, allenare il Bologna è come dire, oh, sono toccati questi. Ma in Serie A, di squadre e di società e di città del livello di Bologna, le devi andare poi a cercare, eh? Ok? Perché dopo la prestazione, dopo le prestazioni che stai regalando in questi anni a questa città, non so se l'anno prossimo hanno bisogno le grandi, se chiamano te o chiamano De Zerbi o chiamano Juric, non lo so, eh? O chiamano Italiano, o chiamano anche Inzaghi, perché Inzaghi è venuto a Bologna e si è lamentato che gli mancavano Ionita e Improta. Ionita e Improta. Così, per chiarirci. Quindi ascoltiamo l'ennesima conferenza stampa arrogante e superiore, come una persona super partes, che non ha praticamente ruolo nelle vicende, perché non si colpevolizza mai in nulla, quindi... Va bene così, finisce il tutto e inizia a girare questo video. Un video in cui praticamente si sente solamente la voce dell'allenatore e si fa fatica a incolpare i giocatori di cose che non hanno detto, perché il video è stato girato davanti al pullman, quindi non ho idea di cosa abbiano fatto dietro, però mi viene da colpevolizzarli, non si sa, sicuramente io da fuori pensavo che lì dentro ci fosse qualcuno, visto che i vetri sono tutti oscurati, quindi non si vede cosa c'è dentro. Speravo che qualcuno da dentro battesse il pugno, dicesse dai, grazie ragazzi, dai, che caricasse, capito? Cioè mi aspettavo questo folklore dentro. Invece sentire i rumori di ciò che è accaduto dentro, al di là delle oscenità e delle battute ridicole, ridicole di un allenatore del genere, che puoi fare anche della sincerità e della schiettezza al tuo credo, ma del rispetto non c'è stato nulla su quel punto, nulla, o perlomeno nei posti davanti del rispetto non ce n'è stato, e neanche della riconoscenza verso 300, 400, 500 persone che erano lì a prendere del freddo senza neanche entrare a vedere la partita. Cioè, quelle persone sono andate a casa. Sono venute lì per sostenervi, perché neanche coi loro amici potevano fare combriccola, potevano fare delle balotte, perché non potevi stare di fianco a un tuo amico, perché dopo un po' ti veniva l'ansia, quindi lo salutavi col gomito, cercavi di starci a un metro, che sembravi anche, come dire, vedi un tuo amico dopo tanto, sembravi quasi maleducato, cercavi di mantenere tutte le norme, perché comunque la salute pubblica è una cosa fondamentale. Sei venuto lì con l'ansia e la paura anche per questa cosa gravissima, hai fatto uno sforzo, perché non tutti hanno un lavoro che gli concede del tempo, ok? C'è chi corre come un matto per riuscire a seguire la propria squadra, e lì dentro, o silenzio se sentito, o cavolate, e per le due preferisco il silenzio, o prendi sotto quello, ma dì, scendi, fai il simpatico, scendi, vieni giù a fare il simpatico. Ma quello tatuato, quello ci avrà 90 anni. Sinisa, esisti perché c'è gente come quello tatuato e quello di 90 anni, ok? Perché se li tiri tutti sotto col pullman, quelli, tu in questa vita facevi ben altro. E su quel pullman non c'eri. Quindi è stato sfortuna il fatto che qualcuno abbia ripreso la scena? Io la reputo anche una fortuna, perché voglio capire anche chi vado a sostenere la domenica, chi indossa la maglia della mia città, se gli dà la stessa importanza che gli do io. Perché risultati mediocri li possiamo accettare, perché c'è un progetto, perché la società ha messo, soprattutto saputo, ha messo voglia
e l'ambizione di raggiungere degli obiettivi, perché saputo l'ambizione ce l'ha, i giocatori te li ha presi. Voglio una punta, boom, 20 milioni per Barro. Poi tu qualcuno ha deciso che doveva fare l'esterno d'attacco e quindi non abbiamo più la punta, abbiamo preso un doppione di Sansone. È andata così, eh? È andata così, non nascondiamoci, è andata così. Press, mi serve una punta. Chi vuoi? Barro, quello lì, 20 milioni, preso. Boom, abbiamo preso la punta. No, sai, Joey, alla fine lo facciamo giocare da esterno. Non c'è Sansone esterno. Lo so, ma rende di più, ci serve una punta. Io me la immagino così. Poi posso sbagliare, ma io me la immagino così. Ok? Bene. Finisce che vediamo tutti questo video. Tutti ci arrabbiamo, perché vi assicuro che uno che ci tiene si arrabbia un sacco, si arrabbia veramente tanto, rimane molto molto deluso. Dopo essere stato deluso, esce la nota del club, un video non autorizzato. Scusa, chi c'è sul pullman? C'è mica un tifoso sul pullman, eh? Se eravate voi, c'è un video non autorizzato, e chi se ne frega? Cioè, cosa ce ne frega noi se il video è autorizzato o meno? Cioè, cosa mi rappresenta? Battute? Battute scherzose? Cioè, ti fanno accoglienza con le torce in pandemia? Ti sommergono di affetto? Silenzio e prese in giro? Scendi dal pullman e non saluti nessuno? Sono battute? Ci organizziamo domani per fare una risata collettiva in Piazza Maggiore, distanziate un metro, a ridere tutti insieme? Non so, io chiedo perché chiedo come devo comportarmi. Sabatini, posso arrabbiarmi stavolta? Posso arrabbiarmi? Posso essere arrabbiato? Chiedo, perché non l'altra volta, però i miei colleghi tifosi non potevano essere arrabbiati per il mercato. Adesso possono arrabbiarsi, perché vorrei arrabbiarmi anch'io. Sono molto arrabbiato, sono molto deluso, non arrabbiato, sono deluso. Nota del club e poi il nulla, il silenzio. Dopo la nota del club, il silenzio più totale. Parla. Sono passati 2 giorni. Parla. I tifosi hanno parlato. La società ha parlato. Tu, le uniche cose che hai fatto negli ultimi 2 giorni sono battute. Una conferenza stampa post partita. Se ci diciamo tutto in faccia e se siamo quelle persone caste, pure, schiette, non capisco questa attesa. Io continuerò a tifare Bologna. Forza Bologna sempre. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, andate su Instagram, la pagina Davide il Critico. Non riesco a mandarlo giù. Questa cosa non riesco a mandarla giù. Io, quando viene mancato di rispetto ai tifosi, è una cosa che non concepisco, perché questo mondo del calcio deve capire che se esiste è merito di quella gente lì. Forza Bologna sempre. Ciao.